fede e libertà. Il rapporto tra fede e libertà è la questione cardine oggi quando si parla di dialogo con l'Islam, o meglio con i tanti e diversi Islam, forse anche più del terrorismo. E qual è la ricaduta di un tale dibattito in una città plurale come Milano? Per cercare di capire meglio le problematiche connesse a questi temi, viene presentato a tempo di libri l'ultimo numero della rivista Oasis, dal titolo Musulmani, Fede e Libertà, come strumento della fondazione omonima, fondata all'inizio degli anni 2000 dal cardinale Angelo Scola. Infatti, con la moderazione della direttrice del semestrale, Rola Scolari, sono appunto l'arcivescovo emerito di Milano e Adnane Mohrani del Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamistica a dialogare su cristiani e musulmani, fede e libertà dentro la città plurale. Trovo molto coraggiosa la scelta di Oasis in questo numero che oggi appunto presentiamo, di aver rimesso a tema il problema che apparentemente può sembrare astratto, ma di fatto è un problema di grande importanza pratica, che è quello della libertà. Insomma, il punto su cui siamo inchiodati nello scambio tra cristiani e musulmani è che esperienza di libertà si fa negli Islam e che esperienza di libertà si fa tra noi cristiani. Ecco perché, ora specifica il cardinale, in un momento in cui il jihadismo subisce diversi rovesci, è importante tornare ad affrontare il senso del vivere e quindi della libertà. In questo modo si toglierà il terreno sotto i piedi del terrorismo. Benedetto XVI, in occasione della visita a Limina, quando il Papa si era già dimesso, fu l'ultimo incontro pubblico che fece con noi vescovi lombardi, lui, rifacendosi all'ettimo di Milano, disse che noi avevamo come milanesi una responsabilità decisiva in quanto appunto punto di mezzo sia sul piano ecclesiale che sul piano civile. Quindi io credo che, anzi, Milano dovrebbe porre molta attenzione a questo aspetto, che implica anche un discorso culturale, oserei dire un discorso religioso più marcato. Ecco, il limite di Milano può essere quello di credere che la novità è soltanto nell'industria che avanza, nel PIL che cresce, nelle nuove forme come la moda, tutto bene, però se non si tocca il senso della vita, l'uomo non si mobilita. Certo, riconosce Scola, non è facile realizzare ciò in un ambito musulmano, perché come si fa a riflettere sulla libertà religiosa con una spada sguainata sul capo o sui limiti del potere politico in uno stato di polizia? Un allarme al quale si aggiunge, da parte cristiana, l'attuale difficoltà a proporre una testimonianza personale comunitaria che non si limiti al buon esempio. Possibile che di fronte a un liberismo che si avvita sempre più su se stesso non si riesca ad andare oltre l'enunciazione di principi? Possibile che a fronte della sfida antropologica posta dalle tecnoscienze e alla colonizzazione ideologica di temi come quelli del gender, parlo di colonizzazione ideologica, perché il gender può voler dire anche un'altra cosa, i cristiani siano ridotti a balbettare solo il loro dissenso. Può darsi, come è successo tante volte nella storia, che il disegno di Dio voglia farci passare attraverso questa insignificanza culturale. Però prima di accomodarci in questa posizione si impone una verifica se sia questa la strada tracciata da Dio o sia piuttosto un nostro cedere allo schema di questo mondo. Il riferimento è anche alla bella risposta invece data con l'indizione del Sinodo Minore Chiesa dalle Genti, che domanda a tutti di interrogarsi su come deve cambiare la vita della nostra Chiesa a partire appunto dalla pluralità delle genti. E qui si può vedere bene che Milano ha un ruolo da giocare, ha delle carte particolari, certamente più forti e più potenti da questo punto di vista delle altre grandi metropoli europee che superano Milano a mille livelli, ma non a livello della domanda di senso e quindi, per chi crede, a livello del valore della fede per la costruzione
della vita buona nelle nostre società. Uno scrittore siriano ha intitolato un suo libro La rivoluzione impossibile, ma le rivoluzioni ci sono state. Semmai forse non abbiamo ascoltato abbastanza le istanze specifiche del popolo, spiega Mohrani. La religione non può essere un sistema politico, non può essere un sistema economico. Ed è solo ipocrisia se pretende di creare le coscienze, deve educarle a diventare, come diremmo in termini europei, cittadinanza. È questo che può aiutarci a comprendere il rapporto anche della libertà. È verissimo, perché la missione religiosa della religione è una missione di umanizzazione e di santificazione. Aiutare gli uomini e le donne di essere più umani, più aperti a Dio, all'uomo, al cosmo, dialoganti con il creato e con i simili. E questa è la vera missione della religione, una missione di trasformazione interiore delle persone, per diventare persone mature. Quando la religione fallisce in questa missione e cerca il potere, il dominio, diventa una cosa pericolosa per la società, per la politica, diventa uno strumento di esclusione e di potere, e questo tradisce la missione iniziale e più autentica della religione. Oltretutto sono valori che tutti condividiamo, l'apertura all'altro, una fratellanza che unisce, è su questo anche che poi si può dialogare, traspondere il Mediterraneo, che ora appare un confronto un po' problematico. E l'importanza della vita umana, una cosa essenziale, la solidarietà internazionale, interreligiosa, la collaborazione per il bene comune, sono tutti lavori comuni e condivisibili.